Buongiorno, allora noi qua ci troviamo in via Riccardo Quartararo, praticamente da un lato la strada è chiusa, ma questo già è un problema che sapevamo, e qua siamo a ridosso della scuola Italo Calvino. Vi volevo fare vedere le condizioni del marciapiede, dove passano, come si vede ci sono bambini che corrono. E possono farsi davvero male. Fagli vedere che c'è la scuola. Sì, qua siamo proprio davanti alla scuola Italo Calvino. Questa è la strada senza sbocco perché è chiusa, ma questo no, non possiamo fare niente. Noi vi faccio vedere il marciapiede. Guardate, qua ovviamente ci sono bambini che stanno uscendo dalla scuola. Ancora non la sto prendendo. Sono buche queste, dove un bambino si può anche fare del male. Qua siamo sempre nella scuola. Guardate qui. Un bambino che corre si rompe tutto praticamente. Si rompe tutto. Guardate. Qui sono stati fatti dei lavori e quindi c'è la toppa. Guardate qui. Guardate qui. Ma non solo un bambino, una persona anziana. Una persona anche giovane, guardate, guardate qua, una fossa. Guardate qua, ovviamente sono stati fatti i lavori e lasciati così, perché è giusto così. Qui ci passiamo a stento perché ovviamente ci sono i bidoni, c'è il palo, quindi io devo passare da qui, da questo spazio, sia io che i bambini. E stessa cosa qui. Passo di qua o passo di là. Questa è la situazione in via Riccardo Quartararo. Guardate. Buona giornata.